Ringrazio Sergio Cannopio, Riccardo Falco e Maurizio Lucchelli, che sono qui presenti a nome della Fondazione e poi interverranno, perché l'aspetto è, lo dico come politico, come presidente di un parco, non si può più scegliere nella politica se non si ha una base di dati scientifici su quali muovere, e sempre di più la politica dovrà fare questo riferimento, non perché la politica deve scegliere in base alla scienza, ma deve scegliere con la scienza, o deve far scegliere alla scienza, ma perché deve prendere in considerazione i dati scientifici che riguardano l'ambiente, ma che riguardano anche gli aspetti sociali, gli aspetti della convivenza, per poter stabilire le scelte che devono essere fatte. E questo sempre di più ci ha abituato l'Unione Europea, usciamo da un momento molto importante di elezione, di grande partecipazione dei popoli europei, abbiamo visto da ISPRA, che è un altro luogo importantissimo della ricerca, anche questi sono luoghi che permettono alla ricerca di contribuire alle scelte che la politica deve fare. Poi può seguire la scienza sempre, alcune volte non lo fa, vediamo sul clima molti ritardi e anche alcune questioni che riguardano la biodiversità non sono proprio nell'agenda principale della politica, e qui siamo qui per dire anche questo, che ci sono risultati concreti, che non stiamo parlando di ricerca scientifica avulsa dal cambiamento della realtà, e siccome la politica si occupa di cambiamento della realtà e del bene comune, la biodiversità è un bene comune, e lo vedremo anche oggi, e lo vedremo soprattutto dal titolo, perché l'osservatorio si occupa di monitoraggio, di mettere insieme il monitoraggio, i dati, e di far vedere che la realtà può cambiare grazie alla nostra azione. Questo è l'impegno dell'ente pubblico e delle risorse che vengono messe in campo. Io ringrazio anche le centinaia di giovani che si sono mossi col BioBlitz nei parchi in questi ultimi mesi e hanno dimostrato questa grande capacità dei giovani di affidarsi all'aspetto scientifico, di poter fare affidamento sia nei loro studi sia nella loro pratica a questo cambiamento. Quindi grazie ancora, penso di aver detto tutto per i ringraziamenti. Per finire, poi sarà con noi anche l'assessore regionale Comazzi, che è l'assessore riferimento dei parchi, della biodiversità e del territorio, che ringrazierò quando arriverà, ma voglio solo dire una cosa su Regione, che ha iniziato veramente un periodo nuovo da un anno a questa parte, perché si sono messe insieme competenze che prima erano un po' divise, biodiversità, parchi, territorio, paesaggio, tre elementi che sono determinanti anche per gli argomenti della biodiversità, e questo ci permette, vero ingegnere, di poter fare un ragionamento più coeso e quindi anche, insomma, si dice, più efficace, più efficiente per quanto riguarda i nostri obiettivi. Prima di dare la parola all'ingegner Orcini, chiedo a Tommaso di raccontare brevemente perché siamo qua e qual è il tema centrale quest'anno del festival. Grazie, succede sempre così, quando c'è l'introduzione di Marzio, il mio presidente, ha già detto le cose che devo dire, che dovevo dire, che ci eravamo divisi nel dire, no? Quindi io risottolineerò alcune parole che lui ha già detto, perché in realtà fanno parte del percorso che ci siamo dati per questo festival. Cioè il festival intanto ha un po' l'occasione, è un po' l'occasione, ha un po' l'ambizione di parlare di biodiversità e di farlo non solo come festa del parco, ma attraverso tanti enti che parallelamente al parco e alla rete dei parchi si occupano di biodiversità, e da questo punto di vista la Fondazione Lombarda per l'Ambiente e l'Osservatorio Regionale per la Biodiversità sono due, diciamo, attori autorevoli, importanti, che veramente ringraziamo per essere presenti. Il festival è un comitato scientifico e un comitato di direzione artistica composto dalle tre università milanesi e da altri enti, diciamo, culturali per quanto riguarda la parte artistica, musicale, storica, cinema e arte contemporanea. Ci piace un po' ribadire questo percorso perché insieme al comitato scientifico e di direzione artistica si aderisce a un tema. Quest'anno il tema di solito si prende o si valutano, diciamo, i temi internazionali che vengono proposti appunto dagli organismi internazionali. Quest'anno il tema era l'inizio del decennio delle scienze per lo sviluppo sostenibile, 2024-2034, che ha posto ovviamente subito tutti quanti, e penso che questo sia anche molto condivisibile dalla platea che c'è qui oggi, di quanto la scienza davvero promuove lo sviluppo sostenibile, di quanto ancora sostenibile è lo sviluppo, e di quanto appunto
i decenni, diciamo, dell'ONU diano degli obiettivi concreti che poi spesso vengono disattesi. Ovviamente è una discussione che ha generato, diciamo, tanta ricchezza intellettuale, che si è trasformata in un documento di che cosa vuol dire per il festival, che un po' lega tutte le iniziative dal concerto all'incontro di oggi, come declinare il tema della scienza per lo sviluppo sostenibile. L'abbiamo trasformato con questo titolo, con questo claim della scienza in missione, cioè di ritornare un po' e di far scoprire, questa è l'ambizione di questa edizione del festival, il valore della scienza sotto tanti punti di vista, soprattutto, e qui mi cito i tre paragrafi del documento che ha già un po' citato Marzio, che appunto sono delle sottolineature importanti, il primo è intitolato Diamo i numeri, cioè la scienza quando ritorna alla ritorna, insomma, quando parte, come dire, parte ovviamente dalla ricerca del dato scientifico, dell'accumulo di serie di dati scientifici, sapendo che il dato in sé è sempre un dato che va interpretato, ma che senza le banche dati, soprattutto a livello naturalistico, diciamo, fai opinione, che va benissimo, ma evidentemente riscoprire il valore della ricerca del dato è una delle cose che, diciamo, all'interno di questo festival vogliamo declinare. Cito questo paragrafo perché questo incontro in particolare ha a che fare con le banche dati, e questo è ovviamente il fatto di mandarlo in diretta anche e di tenere registrato questo incontro è proprio perché dà valore aggiunto, diciamo, ai contenuti che ci siamo dati al festival. Un altro paragrafo di quel documento, linee guida del festival, è scienza e responsabilità, cioè quando la scienza ha la responsabilità di non essere di essere generativa e non distruttiva. Ne abbiamo parlato in diverse occasioni, anche correlando scienza, tecnologia e guerra, ad esempio. Oggi invece decliniamo appunto di nuovo quello che diceva prima Marzorati, la relazione forte che c'è tra ricerca scientifica e le scelte gestionali e politiche, dalla scienza alla conservazione. Per fare conservazione, per fare politica, come fanno il sistema dei parchi, la scienza ci aiuta, la ricerca scientifica applicata sul campo ci aiuta moltissimo, ovviamente, a fare le scelte che non possiamo dire giuste, ma possiamo dire corrette sulla base delle informazioni che abbiamo accumulato, i cui effetti si rivedranno dopo. Ecco, in questo c'è una predittività della scienza, citava prima i cambiamenti climatici, ovviamente noi all'interno del sistema di parchi ci tagliamo e siamo più tarati sull'adattamento ai cambiamenti climatici, cioè come muoverci, che scelte fare adesso per far sì che i nostri ecosistemi si adattino. Eppure appunto questo c'è un po' di responsabilità che è molto evidente, dove la scienza si intreccia con la politica. E l'ultimo, il terzo paragrafetto che appunto sottolinea di questo documento invece è scienza e partecipazione. Anche qui non lo cito a caso perché a partire dal BioBlitz, ma sono diverse le esperienze che vengono promosse in questo contesto, la partecipazione vuol dire che la scienza non sta nella sua torre d'avorio, e gli scienziati non sono avulsi dalla società in cui operano, e che i cittadini fanno parte, diciamo, di una comunità scientifica allargata che possono implementare quelle banche dati di cui dicevamo. Iniziative di Citizen Science, ma non solo, perché io ricordo sempre che proprio nel nostro mondo, nel nostro sistema, i giovani in servizio civile, soprattutto le guardie ecologiche volontarie, e tantissime associazioni volontarie, e qui verranno poste delle esperienze di volontariato ambientalista che ci sono sul territorio, è un modo in cui la società civile partecipa, in questo caso anche alla gestione di alcuni fatti, quindi non sono solo il cittadino l'iniziativa più o meno ripetuta, come può essere il BioBlitz, che cerca di raccogliere, diciamo, il passante o le persone
ma anche tutta quel pezzo di società civile, anche magari più informata, più appassionata, che danno gratuitamente il loro tempo per implementare appunto quelle banche dati. Anche questo per me è un esempio importante di Citizen Science, mi fa veramente piacere poterlo, poterne parlare oggi, e quindi auguro a tutti una buona mattinata. Grazie, grazie a Tommaso di questa spiegazione anche di come si inserisce il documento elettorale in rete sul sito del Parco. Alessandra Norcini, prima di darti la parola per il tuo intervento, che è l'inizio insomma di questo convegno, ci permetterà poi di mettere a sistema gli interventi successivi, io ti ringrazio anche perché ti ho visto all'opera nel kick-off del progetto NatConnect, che è un grosso progetto live, grossissimo, a cui hai dedicato un sacco di tempo e di capacità professionali, e che mette insieme un network del nord italiano, insomma tutte le regioni italiane, grandioso, credo, che ci permetterà di fare un salto di qualità, e quindi vorrei che tu portassi i saluti della regione, insomma, in questo caso. Grazie.